Ciao amici, dal sommozzatore australiano amico di lunga data con uno squalo al piccolo cambogiano che ha imparato a camminare con un pitone. Ecco degli animali che non hanno dimenticato i loro padroni. Un legame molto forte unisce gli esseri umani e i cani, e questo esempio lo mostra perfettamente. Tutto è iniziato un giorno quando Shane Godfrey ha raccolto un cagnolino abbandonato sotto il suo portico. Lo adottò e lo chiamò Willy. Questa adozione sancì l'inizio di un'amicizia profonda tra i due. Gli anni passano, Shane e Willy, diventati inseparabili, vengono tuttavia separati brutalmente. Shane fu affetto da un'influenza grave. Vedendo che il suo stato si aggravava e necessitava forse un ricovero, decise di affidare Willy a sua sorella. Lo stato di Shane peggiorava in fretta e venne trasportato all'ospedale, in cui dovette rimanere più a lungo del previsto, 5 settimane. Dopo quel soggiorno all'ospedale, non se ne esce uguali. Shane si è fortunatamente ripreso, ma aveva perso molta forza nella sua lotta contro la malattia, che pesava 20 kg in meno. Shane era praticamente irriconoscibile. Il povero cane, dal canto suo, si era sicuramente abituato all'idea di non vedere mai più il suo maestro, ma il loro ricongiungimento avvenne effettivamente e fu persino filmato. Il cane si mostrò innanzitutto sospettoso, così tanto che l'aspetto di Shane era cambiato, ma lo riconobbe grazie al suo odore. E questa fu subito un'esplosione di gioia. Shane aveva proprio bisogno di questo istante di felicità dopo quello che aveva vissuto. La sua influenza si era trasformata in polmonite, seguita da un'insufficienza renale, da un'encefalite e da una setticemia. Si immagina quanto questa prova avrà rafforzato l'amicizia tra Shane e Willy. Michaela Zimanova, una giovane curante degli animali slovacca, si era innamorata di due leoncine femmine nel Big Cats Rescue Center, un rifugio per animali abbandonati. Michaela ha desiderato prendersi cura di loro e le ha chiamate Malkia e Adele. Erano state affidate alle cure del personale di questo centro dopo che furono respinte dalla leonessa che ha dato loro la luce. Tuttavia, i loro genitori non hanno vissuto un'esistenza tranquilla, visto che sono stati domati per esibirsi nei circhi d'Europa dell'Est. In quel periodo Michaela ha potuto creare qualche legame con questi due piccoli felini, che per fortuna hanno evitato l'addestramento doloroso degli allenatori del circo. Oggi la giovane curante è molto vicina a Malkia e Adele, che sono molto cresciute. Michaela fa parte di un gruppo ristretto di 3 persone, le uniche a cui i responsabili del centro consentono di avvicinare questi felini. Ma Michaela non corre rischi inutili. Infatti, se le leonesse manifestano il desiderio di trovarsi da sole, allora si fa da parte. Sa benissimo che se si importunassero questi felini temibili, potrebbero lanciare l'assalto sulla persona che le disturba per farne un sol boccone. E infatti ci sono numerose storie di questi felini che uccidono e divorano i loro addestratori. Michaela è al riparo da queste catastrofi e continua a migliorare l'esistenza degli animali in pericolo. Questo schnauzer è ipersensibile ed è cresciuto con Rebecca Health, che ha sempre badato a prender cura di lui. Lo schnauzer, calmo, di natura, affettuoso e protettivo, non chiedeva nulla di meglio che condurre una vita conforme al suo carattere mite. Nessun evento speciale ha segnato la relazione che intratteneva con la famiglia nella quale viveva, fino al giorno in cui Rebecca dovette lasciare la casa per abbastanza a lungo. Lo schnauzer non ha avuto altra scelta che abituarsi, senza capire nulla dell'assenza della padrona, che gli era più cara. Se i cani non ripensano con tristezza ai fatti dolorosi del loro passato, come fanno gli esseri umani, tuttavia possono mantenere tracce d'emozione significative legate ad eventi gravi. Ma Rebecca ha finito per tornare e le immagini che mostrano il loro ricongiungimento sono belle da vedere. Lo schnauzer spinge, grida di gioia e sembra fare fatica a contenere la sua euforia. Sembra persino avere un piccolo malore, niente di grave ovviamente. Il cagnolino è ormai al settimo cielo e si spera che d'ora in poi non mancherà nulla alla sua felicità. Rick Anderson è australiano e pratica l'immersione subacquea da molto tempo. 7 anni fa visse un piccolo evento inaspettato. Nel corso di una delle sue immersioni aveva osservato la presenza di un piccolo squalo femmina, lungo appena 15 cm. Aveva subito avuto simpatia per questo pesce, il quale non era insensibile alle carezze. Subito un piccolo legame si era creato tra loro. Nel periodo che seguì, il sub veniva spesso a vedere il piccolo squalo che cresceva lentamente e si mostrava sempre benevolo, senza che Rick gli avesse mai dato cibo. L'amicizia dello squalo verso il sub era perfettamente sincera. Al giorno d'oggi questo squalo misura 1,80 m ed è ancora così tenero con Rick. Quando lo squalo lo vede, nuota verso di lui con entusiasmo, gli dà una pacca sulle gambe per incitarlo ad allungare le braccia, poi si sdraia per ricevere un abbraccio. Quelli che assistono a questo spettacolo non credono ai propri occhi, eppure questa amicizia non ha richiesto né sforzi né prodezze. Se non ci dobbiamo preoccupare per Rick, possiamo perlomeno temere che dia l'esempio ad altri sommozzatori che non avrebbero la fortuna di imbattersi in uno squalo così inoffensivo, tanto più che lo squalo adorabile in questione fa parte degli squali dormienti, reputati inoffensivi. In ogni caso, Rick spera che la sua amicizia aiuterà a porre fine ai pregiudizi sulla pericolosità degli squali. Nel frattempo, continua a stabilire contatti pacifici con la fauna marina. Gli auguriamo di vivere altre esperienze meravigliose.
Sambath, un bambino cambogiano, ha gusti improbabili per gli animali da compagnia. Tutto è iniziato il giorno in cui i suoi genitori hanno trovato sotto il suo letto un piccolo serpente che misurava come un dito, il quale è risultato essere un pitone giovanile. Ovviamente non esitarono a cacciare il rettile, ma quest'ultimo tornò e il bambino non era scontento di questo ritorno perché considerava il piccolo rettile gentile e voleva tenerlo. Per fortuna i suoi genitori erano un po' superstiziosi e valutarono che questa riapparizione del serpente non fosse dovuta al caso e che dovevano tenerlo. Se i genitori avessero visto con preoccupazione questo interesse strano del loro figlio, sarebbero stati tuttavia rallegrati nel vederlo felice. Sambath ha avuto tutto il piacere di abituarsi al suo nuovo amico che ha chiamato Komran. Crescevano insieme, il bambino imparava a camminare e il pitone imparava a strisciare. Dormivano persino insieme nella culla. Al giorno d'oggi il pitone misura 6 metri di lunghezza e pesa 120 kg. L'amicizia speciale tra Sambath e Komran, la quale si è rafforzata col passare degli anni, è così bella da vedere che ha dato luogo al reportage. Il piccolo Sambath non ha molto da temere da questo rettile, tuttavia pericoloso. Il pitone, come sai, non è velenoso, fa parte dei serpenti costrittori, si avvolge attorno alla sua preda che blocca con l'aiuto della sua mascella e la stringe premendosi intorno. I pitoni attaccano così per nutrirsi di ratti o conigli. Se in senso stretto non percepisce l'essere umano come una preda, gli succede tuttavia di attaccarlo. Ma Sambath non si deve preoccupare, ne sa sicuramente molto riguardo i pitoni e li vedrà sicuramente come noi vediamo i cani. Al Burgers Zoo di Arnhem, nei Paesi Bassi, vive una colonia di scimpanzé studiata dal 1972 da una squadra di primatologi olandese, nella quale si trovava un certo Jan van Hoff. Nel 2016, mentre si occupava delle sue ricerche lontano da questo zoo, ricevette una notizia molto triste. Una vecchia scimpanzé, matriarca della colonia e che aveva 59 anni, era ammalata in punto di morte. Questa scimpanzé si chiamava Mama ed era proprio ben nota a tutti. Jan van Hoff desiderò ancora di più la sua guarigione, visto che si era preso cura di lei per circa 50 anni. Jan van Hoff era dispiaciuto nel sapere che la vecchia scimpanzé si trovava in uno stato di indebolimento così avanzato che trascurava di bere e di mangiare. Gli venne detto che rimaneva per tutto il tempo immobile, accovacciata, indifferente, come per aspettare l'ora della sua morte. Il primatologo non poté tollerare questo stato delle cose e decise di andare presso di lei. Vediamo le immagini di questo incontro così commovente. La vecchia scimpanzé, che non si degnava di nutrirsi, si volta e scopre van Hoff. Il suo muso si illumina subito, accenna un ampio sorriso e, nonostante la sua debolezza, fa esclamazioni allegre e agita la zampa. Lo scienziato sarà sicuramente stato molto commosso da questa reazione che non osava sperare. L'appetito della vecchia scimpanzé tornò e successivamente il suo stato diede segnali incoraggianti. Ma questi segnali erano ingannevoli e con grande disperazione di van Hoff, Mama si è spenta una settimana dopo. Ma una cosa è sicura, la faccia allegra della vecchia scimpanzé, quando lo ha riconosciuto, avrà segnato profondamente il cuore di Jan van Hoff e lo capiamo perfettamente. Olga Barantseva è una fotografa russa che ama particolarmente gli animali. L'estetica della maggior parte delle sue fotografie, affascinanti, originali, ripone sul legame di amicizia tra l'essere umano e l'animale. Olga si è messa in mostra con fotografie in cui appaiono modelli vicino a lupi, coccodrilli, serpenti e struzzi e desiderava ampliare questa selezione di animali selvaggi aggiungendovi un orso bruno. Voleva soprattutto compiere un atto militante con lo scopo di frenare la caccia agli orsi bruni della Camaccia, in Russia. Se gli orsi bruni sono ben protetti in paesi come Svezia o Finlandia, non è così ovunque e la fotografa Olga Barantseva ne è ben consapevole. L'orso bruno della Camaccia è l'orso più grande dell'Eurasia e si nutre di empetro, mirtilli, baie e salmoni. A differenza dell'orso bruno della Siberia orientale, non fa nessun male agli uomini, benché sia intimidatorio. Purtroppo l'orso bruno della Camaccia fa sognare i cacciatori russi, i quali lo considerano come un trofeo prestigioso. È successo che dei cacciatori pagassero fino a $10,000 per ottenere il diritto di cacciarlo. Questa situazione è propriamente rivoltante per la talentuosa Olga Barantseva, la quale ha quindi deciso di produrre fotografie destinate a rivelare l'armonia naturale che esiste tra questa specie d'orso e l'essere umano. E lo scopo fu raggiunto molto bene. Queste fotografie ammirevoli, realizzate senza luce artificiale in una foresta innevata vicino a Mosca, sembrano estratte da una favola e fanno sognare lungamente. L'orso è così enorme che il modello che posa vicino a sé sembra un bambino. Stepan, è il suo nome, è un orso tenero e affabile e un po' giocherellone. A 3 mesi è stato salvato da un gruppo di persone quando era da solo e moriva di fame. Da allora è cresciuto in mezzo agli artisti e ha fatto numerose apparizioni nei film. Ma la fotografa Olga Barantseva non si deve cullare di illusioni. La benevolenza e la docilità di quest'orso non hanno potuto essere ottenute solo a forza di rigore e costrizioni. Stepan è stato domesticato da un allenatore di circo professionale. Però sappiamo che gli addestratori di circo non sono solitamente teneri con gli animali che catturano allo stato selvaggio e che spesso la dolce obbedienza e l'apparente allegria dell'animale nascondono museruole, frustini, collari stretti e bastoni. In ogni caso, Olga Barantseva
continua ad arricchire la sua opera per realizzare il suo sogno, organizzare esposizioni d'arte in cui sarebbe riunito tutto il suo lavoro. Finisce così questo video, dici nei commenti quale di queste amicizie ti ha impressionato di più. Non dimenticarti di dare un'occhiata alla nostra nuova pagina Facebook, cliccare mi piace e condividere i nostri video con i tuoi amici. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!